chiamo al tavolo Melania Zanetti, perché poi c'è il coffee break che ci allieterà con una piccola pausa per la sua relazione introduttiva, la sua prima relazione, che ha per titolo Conservazione e valorizzazione, binomio senza contraddizioni. Conosciamo tutti Melania Zanetti, ma permettetemi di dire solo due parole di presentazione, soprattutto per alcuni giovani. Forse non ti conoscono, Melania. È di formazione una conservatrice e di professione una restauratrice. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, è docente in corsi di laurea all'Università Cattolica e all'Università Ca' Foscari, in un corso di laurea che coinvolge anche l'Università di Padova. Insegna ed è esperta di teoria, di storia del restauro, in particolare di conservazione dei materiali scritti su carta, su cuoio, su pergamena. Le do quindi subito la parola, ringraziandola e ricordandola di rispettare i tempi. E comunque abbiamo il coffee break che mi salva eventualmente. Perché... No, prego Paolo di aiutarmi a mantenere i tempi. Buongiorno a tutti voi. Non posso che unirmi ai ringraziamenti già più volte espressi per il sistema bibliotecario di Ateneo, nella persona della prorettrice Fiocca, e l'AIB Emilia Romagna nella persona della presidente Turricchia, ma poi anche le organizzatrici materiali di questo incontro, oltre allo staff, ricordo evidentemente per vicinanza e per lavoro organizzativo condiviso Marina Contarini e Anna Bernabè, e Paolo Tinti per questa introduzione al seminario e alla mia persona. Devo dire che essere stata coinvolta nell'organizzazione di questa giornata mi ha fatto particolarmente piacere in via personale, a titolo personale, perché la mia vita è sempre stata dedicata, come accennava Paolo, alla conservazione, già dall'impostazione dei miei studi universitari e poi nella scelta della mia professione come conservatrice del patrimonio custodito negli archivi e nelle biblioteche. E poi nell'insegnamento nel quale mi sto spendendo da tanti anni. E mi fa piacere soprattutto in qualità di presidente dell'associazione AICRAB, e ringrazio Roberta per averla già presentata o citata, Associazione Italiana dei Conservatori e Restauratori degli Archivi e delle Biblioteche. È un'associazione che ho contribuito a fondare nel 2013 e che tuttora considero innovativa per lo spirito e per l'obiettivo con il quale è nata, che non è quello di rappresentare gli interessi di una specifica categoria professionale, perché comprende tra i suoi iscritti archivisti, bibliotecari, restauratori, studenti in queste discipline del libro e del documento, ma anche persone che hanno un particolare spirito di interesse per questi materiali e per la loro conservazione. E dunque come associazione mette al centro del proprio obiettivo, della propria organizzazione, del proprio lavoro, il libro, il documento e la sua conservazione, creando quelle sinergie a cui si accennava poc'anzi tra le diverse professionalità che attorno a questo mondo lavorano e vertono. L'intento la mia proposta di tema questa mattina ha l'intento di dare alcune indicazioni intorno a cui poi si muoverà l'intera giornata e che offrono lo spunto per eventuali discussioni, approfondimenti, domande da parte della platea. Allora, è già stato citato il termine salvaguardia del materiale archivistico e librario. È un termine ampio, di cui fa parte il termine più specifico di conservazione dei beni culturali. I beni culturali compongono quello che ormai preferiamo quasi sempre chiamare come patrimonio culturale, anche per una assimilazione al termine anglosassone di cultural heritage. Però io vorrei comunque ricordare in questo contesto che il termine patrimonio è sovente associato al mondo economico, ad un valore economico, mentre è opportuno distinguere il fatto che la ricchezza dei beni culturali
esula anche completamente dal loro valore economico. E questa ricchezza risiede nel carattere di testimonianza storica avente valori di civiltà che la Commissione Franceschini negli anni 60 del secolo scorso ha voluto attribuire a oggetti, a manufatti che avevano un senso per noi, per la contemporaneità, per aiutarci a ricostruire la storia del nostro passato. Testimoni storici. È vero che la loro conservazione richiede competenze che pertengono a profili professionali diversi e innanzitutto, a nostro avviso, necessita del contributo consapevole e fattivo di coloro ai quali questo patrimonio negli archivi e nelle biblioteche è affidato, cioè degli archivisti e dei bibliotecari. Fattivo vuol dire che sono i primi a mettere in movimento attività e a coordinare interventi di conservazione nei luoghi di conservazione, ma anche a mettersi in dialogo diretto con coloro che possono operare più direttamente sui beni culturali per problematiche specifiche, cioè con i restauratori, ad esempio. E questo principio di collaborazione, di partecipazione, di più competenze alla conservazione, è espresso in Italia da una specifica legislazione dei beni culturali, Roberta la ricordava, varata nel 2004, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che dedica un articolo lungo, complesso se volete anche, alla conservazione, che è l'articolo 29, che esordisce in questo modo. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. Coerenza, coordinamento, programmazione, che io tendo sempre a sottolineare, spetta ai primi custodi, cioè agli archivisti e ai bibliotecari nei vari istituti. Studio, prevenzione e manutenzione sono attività che d'altra parte coinvolgono direttamente le biblioteche e gli archivi anche come spazio, perché possono essere realizzate all'interno degli spazi di questi istituti e quindi chiamano in prima persona ad essere attivi bibliotecari e archivisti. E poi manutenzione e restauro, manutenzione che gli archivisti e bibliotecari possono coordinare, ma manutenzione e restauro richiedono sempre la presenza di un professionista specifico, che è il restauratore, a cui il Codice dei beni culturali li affida come interventi in esclusiva. Per il Codice dei beni culturali, la conservazione del patrimonio culturale non è un'opzione. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo, parola forte, l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. L'obbligo di garantire la conservazione non è la custodia, non equivale alla custodia. La conservazione è un insieme di operazioni dinamiche, richiede attività e interventi, come abbiamo appena visto. Tutte queste operazioni, tutte queste fasi, studio, prevenzione, manutenzione e restauro, hanno un obiettivo comune, che è quello di garantire agli oggetti materiali, ai manufatti, librari e archivistici, che compongono assieme il patrimonio culturale, le condizioni migliori per salvaguardarli dal decadimento fisico e per consentire loro di continuare ad esprimere la conoscenza della storia del passato, testimoniare la nostra storia, con i testi che veicolano, ma con quello che sono anche materialmente, fisicamente, con i materiali e con le strutture con i quali sono stati realizzati. Materiali e strutture che capiremo anche proseguendo nella giornata, costituiscono l'essenza della loro autenticità, del loro essere testimoni storici. La necessità dei diversi professionisti coinvolti nella conservazione di collaborare per questo scopo comune e di stabilire un rapporto che sia costantemente dialettico, non subalterno, ma dialettico, paritario, presupporrebbe la condivisione di un linguaggio comune. E tuttavia noi vediamo che questa condivisione
è ostacolata, se non altro, dall'eterogeneità dei percorsi formativi. Ci sono state delle evoluzioni negli ultimi anni. Ad esempio, il tentativo di assimilare la formazione del restauratore a quella degli altri professionisti che operano nell'ambito patrimoniale, gli archeologi, gli architetti, gli archivisti, i bibliotecari stessi, gli storici dell'arte, cioè di portare questa formazione all'interno delle università, di un ciclo di formazione quinquennale, un ciclo unico. E i risultati però di questa operazione non sono compiuti dal punto di vista della formazione. Questo si somma, se questo vale per i restauratori, questa però, questa responsabilità dell'università, si somma al fatto anche di non aver preso sul serio i corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, che molti di noi conoscono, che sono proliferati almeno dagli anni 90 del secolo scorso e che hanno prodotto decine di migliaia di laureati inoccupati perché non è mai stato creato il profilo corrispondente, professionale corrispondente negli istituti di conservazione, segnatamente negli archivi e nelle biblioteche. Allora, anche alla luce di questo, di questa situazione della formazione, uno degli obiettivi, e negli anni forse quello a cui abbiamo tenuto di più di ICRAB, è quello di contribuire a colmare le lacune di un sistema formativo che nei fatti appare ancora disinteressato alla concreta salvaguardia del patrimonio culturale. E di farlo promuovendo una serie di occasioni nelle quali incentivare il dialogo tra le diverse professionalità, partendo dalla creazione di un linguaggio comune nell'ambito della conservazione. E da qua la creazione di un linguaggio comune e l'importanza di un luogo che è quello associativo nel quale confrontarsi e discutere qualunque tema inerente alla conservazione. Nell'ambito di queste iniziative ICRAB, il binomio conservazione-valorizzazione non è nuovo, è stato già proposto in una giornata napoletana organizzata e svolta il 28 febbraio 2020. È una data cruciale perché dopo qualche giorno siamo entrati in lockdown nazionale. Questa giornata si è svolta in collaborazione con la Fondazione San Bonaventura nella biblioteca Fra Landolfo Caracciolo presso il complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, e ne sentirete parlare, almeno della biblioteca e di alcune sue iniziative, nel nostro pomeriggio da Luigi Arrigo, che è relatore. Questo evento era stato intitolato Oltre le mostre, proposte per una diversa valorizzazione del patrimonio archivistico e librario. Favorire la conoscenza e, per quanto possibile, l'accesso a libri e documenti delle nostre collezioni storiche costituisce, in effetti, un'azione strategica per la loro salvaguardia. Contrariamente a quanto si è pensato per decenni e si è sostenuto per decenni. Ma è la salvaguardia da un nemico che è sempre più incombente negli ultimi anni, che è l'oblio, è la dimenticanza. È la tendenza che riguarda tutti noi a mettere da parte e trascurare quello che non percepiamo come necessario, come utile, come immediatamente influente sulla nostra quotidianità. Ma se noi lasciamo che questi oggetti storici vengano esclusi dall'attenzione collettiva, il risultato che fatalmente ne discenderà non potrà essere altro che la loro marginalizzazione, e già sono un patrimonio marginale nel novero del patrimonio culturale più ampio del nostro paese, e marginalizzazione si traduce in termini di calo di attenzione generale, va bene, ma anche di calo di risorse umane ed economiche destinate alla loro conservazione, conservazione materiale. E questo fenomeno è sotto gli occhi di tutti, è già largamente avviato e di questo abbiamo già largamente consapevolezza. Nell'assenza di risorse, che vuol dire inerzia di chi potrebbe fare ma non riesce a fare, questi oggetti non si conservano da soli, come abbiamo voluto credere per diversi anni. Mi pare
che per comprendere l'importanza del rapporto tra conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico sia utile riflettere sulla questione della fruizione di libri e documenti. È una platea questa già consapevole di tanti aspetti che riguardano questo mondo dei libri e dei documenti, consapevole del fatto che se è vero che l'azione di aprire e sfogliare un volume antico o di aprire un documento archivistico ripiegato per accedere al suo contenuto può comportare dei rischi, segnatamente quando sia una consultazione insistita, numerosa, poco accorta magari, adesso si sta verificando la situazione in cui è piuttosto la flessione di fruizione e non l'eccesso a costituire un rischio per i beni culturali, archivistici e librari. Abbiamo già accennato alle situazioni che si sono create nel nostro ambito con il lockdown, no? Portate dal Covid, ed è sufficiente fermare la nostra attenzione sul calo sensibilissimo degli utenti nelle biblioteche di conservazione. Prima per la chiusura, le biblioteche poi sono state tra gli ultimi istituti a riaprire nel post-lockdown e con dei protocolli di sicurezza che a volte hanno scoraggiato ulteriormente la frequentazione. Ci rendiamo conto che questo comporta inevitabilmente un calo di richieste dei materiali originali e spesso il fatto che vengano vicariati dalle copie digitali. Tanti originali significa rimangono giacenti, fermi, anche per periodi lunghi. Quanto tempo ci vorrà alla sensibilità collettiva perché appaia insensato, ingiustificato l'investimento di risorse umane ed economiche per la conservazione attiva di questo patrimonio, di libri, di documenti che pochi o pochissimi della collettività possono o vogliono consultare. La carenza di interesse porta a riduzione e in molti istituti estinzione totale dei fondi disponibili per i progetti di conservazione e io rimango convinta che il rapporto sia questo e non l'inverso. Cala l'interesse, non ci sono disponibilità. In questo contesto che è già reale, la valorizzazione svolge un ruolo prezioso. Valorizzazione, la ricordo, nel senso già inteso dal Codice dei Beni Culturali, che stabilisce all'articolo 1 come lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurino e sostengano la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscano la pubblica fruizione e valorizzazione. E sempre il Codice intende la valorizzazione come disciplina dell'attività diretta a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Ora, quella giornata napoletana alla quale accennavo poc'anzi era concentrata sulle proposte per una diversa valorizzazione del patrimonio archivistico e librario. Diversa. Le mostre, delle quali un po' tutti abbiamo esperienza in archivi e in biblioteca, in genere danno visibilità a libri e documenti, ma non ci sembra che questo sia sufficiente a sviluppare la loro reale conoscenza. L'osservazione che avviene spesso attraverso una lastra di vetro, no? All'interno di una bacheca, di un volume, di un frontespizio, di una miniatura, di una legatura, non genera per ciò stesso comprensione del suo significato né del contesto storico che lo ha prodotto. L'intento di Napoli, e io direi anche l'intento della giornata di lavoro di oggi, è quello di riflettere su percorsi di conoscenza del libro alternativi all'esposizione di frontespizi, che è stata per decenni la fondamentale attività di valorizzazione dei fondi antichi nelle biblioteche più prestigiose, anche nelle biblioteche più prestigiose. E dall'altra parte ci pare che sia solo falsamente innovativa la modalità di esporre invece dei frontespizi le coperte decorate delle legature rare e di pregio
è un'altra modalità che soprattutto negli ultimi anni abbiamo conosciuto di valorizzazione del patrimonio librario. Mi permettete di soffermarmi un attimo su questi termini raro e di pregio che non uso a cuor leggero, perché, lo ricordiamo, i libri assumono lo statuto di beni culturali soltanto se sono manoscritti, incunaboli, autografi, ovvero, per quanto riguarda i libri a stampa prodotti dopo il secolo XV, soltanto se hanno caratteristiche di rarità e di pregio, che sono termini che riconducono a un valore del mercato antiquario, dato, riconosciuto dal mercato antiquario. E ci colpisce il fatto che questa formula raro e di pregio venga ripetuta praticamente senza variazioni dal 1909 con la legge Rosadi, nel 1939 con la legge Bottai, tutte leggi dedicate alla tutela degli oggetti, delle opere di rarità e pregio, nonché pari pari dal codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, la legge Urbani, c'è un nome anche dietro a questo codice. Il che ci fa capire che nessuno, non voglio dire tra i parlamentari che sono in tutt'altra faccenda affaccendato, ma anche a livello di direzioni generali, ad esempio delle biblioteche, si è mai preoccupato di dare dei libri beni culturali una definizione che prescindesse dal valore che può essere associato al mercato antiquario, un valore venale, e che abbia preso in considerazione il valore esclusivamente culturale del libro storico, in quanto testimonianza avente valore di civiltà. Che abbia preso in considerazione il fatto che anche quando non ci sembra raro o di pregio, come avviene per molti volumi a stampa successivi al XV secolo, ciascuno di questi libri costituisce un unicum. La sua unicità risiede negli elementi che non possono essere riprodotti né veicolati da una riproduzione digitale, neanche della massima definizione e qualità, vale a dire le componenti materiali di questi oggetti, di questi manufatti. Noi lo sappiamo, ma non tutta la collettività ne è cosciente, che almeno fino allo sviluppo della produzione industriale ciascun libro è prodotto in maniera artigianale, è un prodotto fatto a mano e dunque una fonte di conoscenza per la ricostruzione del contesto di cultura materiale dal quale è nato. In questa unicità risiede l'evidenza storica che connota i libri e i documenti come beni culturali e a questa si radica la loro autenticità. Tornando all'esperienza di valorizzazione, riconoscere questi elementi richiede un percorso di formazione che dovrebbe intrecciare, Paolo ne accennava poc'anzi, discipline umanistiche, non solo di conoscenza dei testi, ma di storia del libro, della scrittura, della stampa, della legatura, ma anche un rapporto stretto con le discipline scientifiche, quali la chimica, la fisica, la biologia. L'applicazione di queste ultime allo studio dei manufatti librari e documentari è l'unica che ci rende consapevoli del fatto che non esistono, ad esempio, due fogli di carta artigianale fatta a mano alla forma identici, che non esista all'interno di questi materiali, non esistono due fibre di cellulosa, che ne sono la costituente fondamentale, identiche. Allora, significa che sono solo le nostre lacune di conoscenza che ci fanno sembrare equivalenti due cinquecentine, magari per il fatto che portano, veicolano lo stesso testo. È l'ignoranza, cioè la nostra limitata comprensione, la comprensione limitata che abbiamo delle modalità di lavoro del cartaio e dello stampatore del secolo XVI, che ci condiziona.
approfondire la conoscenza dei molteplici aspetti del libro come manufatto, non solo come contenuto testuale, e trovare il modo per tradurli anche a un pubblico più ampio, penso che possa costituire la costruzione di un reale percorso di valorizzazione, di una storia che a partire dagli originali, sempre, faccia emergere il contesto della loro produzione, vuoi nello scriptorium medievale, vuoi attraverso la stampa, le modalità del loro commercio e della circolazione, ma anche della realizzazione, della produzione dei materiali impiegati per produrli, delle tecniche di legatoria per assemblarli e così via. Se è vero che un'efficace valorizzazione può avere una ricaduta positiva sulla conservazione del patrimonio culturale, perché lo riporta al centro dell'interesse collettivo, è vero anche che la conservazione degli originali è il presupposto fondamentale per la loro valorizzazione. Soprattutto considerando il fatto che le modalità che noi possiamo oggi adottare per indagare, studiare, valorizzare i beni culturali saranno domani superate da nuove possibilità tecnologiche, da nuove possibilità di studio, da nuove intelligenze anche. E quindi è un nostro dovere non precludere alle future generazioni la possibilità di continuare a studiarli in ogni loro aspetto, testuale e materiale, con i mezzi che l'evoluzione culturale e tecnologica metterà a disposizione. La cronaca di questi giorni mi porta a ricordare il premio Nobel per la medicina, Svante Paabo, ne avete sentito parlare sicuramente. Le sue ricerche hanno preso il via da una passione personale per l'archeologia. Da essa Paabo è giunto all'analisi e alla ricostruzione del DNA nei reperti antichi. E se da un verso questo è stato reso possibile dall'evoluzione della ricerca e dagli strumenti che questa ricerca ha saputo mettere a punto, dall'altro Paabo avrebbe fatto ben poco se tali reperti non fossero stati conservati, ovvero se li avesse avuto a disposizione per lavorare soltanto le loro riproduzioni digitali. E questo incrocio di archeologia, paleoantropologia e medicina che ha consentito a Paabo di raggiungere importanti risultati di conoscenza nuova mi offre anche lo spunto di riflessione sull'università e sul contributo che essa può dare alla comprensione, quindi alla valorizzazione, dei beni culturali. Per i manufatti complessi come sono i codici, gli incunaboli, i libri in generale, realizzati con tecniche artigianali e una molteplicità di materiali, è necessario che discipline diverse, diversi esperti nelle varie discipline collaborino a uno studio comune. Cosa che in alcune realtà viene già proposta, questo ne è un esempio, lo sviluppo dei progetti di valorizzazione e conservazione nelle biblioteche d'Ateneo, che l'Università degli Studi di Ferrara ha portato avanti, ne è un esempio concreto. Un passaggio ulteriore dovrebbe essere l'evoluzione dalla semplice, tra virgolette, acquisizione di informazioni fornite dalle diverse discipline, che è quella che noi chiamiamo multidisciplinarietà, a una vera interdisciplinarietà. Mettere in relazione il sapere umanistico e l'analisi scientifica, portandoli oltre i loro specifici punti di vista, in un percorso di integrazione delle conoscenze, che vuol dire osservazione di complessità che sono superiori a quelle che attengono alle specifiche discipline, come il problema della conservazione del patrimonio culturale e della sua trasmissione al futuro, che è una sfida titanica contro il suo decadimento fisico e contro la perdita di significato. Concludo con un'ultima riflessione. A posteriori, anche dopo la giornata napoletana, è tutto sommato semplice tirare le somme sulle esperienze pregresse e confermare che il mostrismo, che è un termine utilizzato negli anni Ottanta già da Armando Petrucci, intendendo la furia di esporre i libri e i documenti, non genera reale conoscenza, perché il significato di questi materiali, non accompagnati da una loro contestualizzazione, da un percorso intelligente di mediazione, non favorisce la sensibilizzazione della comunità verso il patrimonio,
non comporta una diretta conseguente ricaduta sulla possibilità di conservarlo e semmai allora porta un aggravamento, un rischio per la sua conservazione. Quello che è difficile, quello che vorremmo fare oggi, è trovare delle strade alternative percorribili. E da qui è il carattere di seminario di questa giornata. Cosa vorremmo intendere per seminario? Venerdì scorso ero a Roma, in Università Gregoriana, ero stata invitata a partecipare appunto a un seminario organizzato dal direttore dell'archivio della Pontificia Università Gregoriana, padre Martin Maria Morales, e oggetto ufficiale del seminario era discutere un intervento di conservazione di un volume manoscritto del 1600, del XVII secolo, che presentava una complessità tale da rendere estremamente difficile la valutazione delle modalità operative di questo intervento. Tuttavia, il confronto si è subito sviluppato sul senso del seminario stesso, sul concetto di seminario, sulla condizione per la sua realizzazione in un ambito specifico, qual è quello della conservazione del patrimonio culturale. Devo premettere che padre Morales, della Societatis Jesu, professore ordinario di storia moderna della medesima Gregoriana, ci aveva preparato invitandoci a leggere il saggio di Michel de Certeau, gesuita e docente a Parigi, intitolato Qu'est-ce qu'un séminaire? Che cos'è un seminario? E secondo de Certeau, il seminario è uno spazio critico che si situa ai margini dell'insegnamento universitario, è un luogo di transito. I partecipanti vi entrano ciascuno con un proprio portato di esperienza, un punto di vista, ma con la volontà di non farsi condizionare dalle proprie abitudini e disposti ad uscirne per inserirsi in uno spazio dialettico, di viaggio, in cui mettere in comune ragioni e riflessioni, in cui si alimenta una discussione che è orizzontale, è democratica, è diffusa, che non presenta necessariamente maestri, non presenta necessariamente una lezione. Favorisce qualsiasi punto di vista. Allora, questo è il mio augurio a tutti noi per questa giornata, perché è vero che sono previste delle presentazioni di esperienze importanti, particolari, ma la giornata ha lo scopo di offrire a tutti noi un luogo di espressione altro rispetto alla nostra quotidianità e di offrirci un confronto e forse un'alternativa alle nostre singole realtà. Vi ringrazio per l'attenzione. Spero di non aver sforato eccessivamente. Grazie a Melania Zanetti. Le sue parole, da un lato, non potevano che essere tra le migliori ad aprire la giornata di oggi, con questa suggestione finale alle riflessioni del gesuita Michel de Certeau, particolarmente a me caro, dato che il tema del rapporto tra le biblioteche, il libro e i gesuiti è un tema che perseguo da un po' di anni. Dall'altro lato, Melania Zanetti rende improcrastinabile la pausa caffè, perché ci ha messo davanti a delle sfide, a delle inquietudini molto forti. Ha usato parole molto dure: la marginalizzazione dei beni archivistici librari, l'incompiuta formazione dei professionisti del restauro, la leggerezza con la quale il concetto di libro raro e di pregio sembra essere stata assunta a livello normativo e di conseguenza a livello anche operativo e professionale, scientifico vorrei dire, e da ultimo la caduta dell'interesse della società tutta nei confronti di quello che è il nostro patrimonio culturale scritto, che è oggetto appunto della giornata di oggi.